Ragazzi, buongiorno, perché abbiamo superato la mezzanotte da poco. Qui in macchina con Fabio Zollini e Fabrizio Bandini, e la direzione è quella di Bagli. Ormai ci stavamo per stampare, ragazzi, non ve lo dirò. Ormai dove mi sono i tranquilli? Aspetta che voglio fare un'altra ripresa. Ormai non esisteva più teoturci.it. Qui pompe funebri Bollini. Ragazzi, vediamo più tardi o domani. Bandini, dimmi qualcosa su. Ve lo dico. Beh, mi sembrava di essere su Tagadà, dai. A destra, a sinistra. Si è voluto fare tutto sotto controllo, però. Fabio era uscita tra i volanti con la sbandata di Bollini in autostrada. Va bene, più tardi, ciao. A cappello da Himalaya, figa, si sta da Dio, ragazzi. Domani siamo carichissimi. Domani, fra poche ore, sì, sono le 4. Infatti, le 4 mattine qui, nel parcheggio Belvedere di Vagli, vicino al lago. Sì, ci sveglierà il gatto delle nevi, comunque sto. E ragazzi, vi diamo la buonanotte, sperando che sia una buonanotte. Qui sta nevicando, siamo in tenda, tutto perfettamente bene. E buonanotte, a domani. Ragazzi, l'attrezzatura per quando rimarremo praticamente bloccati dentro. Parla. Buongiorno ragazzi, qui è venerdì. Venerdì oggi, sì. Venerdì 6 febbraio, ci stiamo preparando per l'avvicinamento. Ci vorrà ancora un po' di tempo, andremo prima a pranzo, però più o meno. Signori, siamo qui alla partenza, ci incamminiamo e andiamo a vedere se l'ingresso dei draghi, dei tracchi, è aperto. Ragazzi, per 2 ore di cammino non le posso più. The time is passing by. Nothing in this world could be as nice as you and I. And how could we break up like this? And how could we be wrong? So many years. Quindi adesso andiamo su, vediamo per serato bivio. Un quarto di sala abbiamo fatta, sì. Porca troia. Le facce a un quarto di sala. Ma come è felice? Ragazzi, sono oltre 2 ore che camminiamo in mezzo alla neve. Cosa vuoi che vi dica? È dura perché camminare in mezzo alla neve, non siamo abituati e niente, non siamo neanche ora a metà. E faccio vedere, arriva più o meno neve, arriva qua. E il fatto che sto parlando da solo non lo so neanche io, però per salutare mia figlia, in questo momento sarà casina, oggi è venerdì. Salutava la mia moglie, ciao moglie. E basta. Inizia anche a nevicare. Sì, ma c'è una carica, però il problema è trasformarlo, ma secondo me anche quando ho detto andiamo sulla luna. Ragazzi, qui si parla di lampi, di canalare l'energia. Sono 3 ore che camminiamo e la gente pensa come fa. Grande Romy! Che canalare l'energia? Stavo facendo un discorso bello, convinto, perché è bello che allora, o gli spagnoli sono scoppiati e questo sono vero. Sono entrati questi. Senti che bel discorso che stanno facendo. No, in teoria sanno. Ragazzi, ne approfittate a fare panoramica! Vai ragazzi, vai con la panoramica! Vai! Stop. No, ma in teoria sanno. Bandini, dimmi, ma cos'è che ti spinge a venire qua? A fare una bella passeggiata nella neve mi spinge. Con un avvicinamento di almeno 3 ore sulla carta, ma si verificheranno secondo me 7 ore. Allora, ti dico che siamo in cammino, sono le 4.25, camminiamo dall'una. 3 ore e mezza, dai.
e stando a quello che dicono non siamo neanche a metà, quindi. No, siamo in super sattolo, un pochino a metà. Sì, 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 sì. Allora, ore 5 ragazzi, qui mancano ancora 3 ore all'ingresso e Romeo ci dirà cosa abbiamo deciso. Romeo. È stata una ribellione. No, in realtà il buon senso dice di tornare indietro. Ce l'abbiamo messa tutta, c'è neve un metro, abbiamo ancora 300 metri di dislivello e penso che sarà dura arrivare. Teo, scusa. Fai una panoramica all'attrezzatura tecnica di Paolini, perché col jeans sta buttando di fuori, bellissimo. Grande, come mi hanno pronunciato i miei colleghi di lavoro, tagliamo la corda indietro, ragazzi. Aveva ragione mia moglie, dove cazzo vai che neviga dappertutto in Italia. Però quando torno giù posso sopprimere la gufetta, quella dentro il ristorante, quella vestita di nero. E dove andate? Che stasera di preparare la pizza? No, ho bufato di tutto. Quanto ho bufato? Ce la devo aprire la pizza. Dammi veramente la pizza. Fai male. Ma dicio. Allora, volevo dire ai nostri amici che ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma l'avvicinamento è stato duro e alla fine dovremmo rinunciare. Ma come sempre arriverà qualcuno a salutarti. E vai! Ero venuto per andare tra i volanti! Invece non ci posso andare! E così diamo zen a questa bellissima giornata. Peccato perché siamo preparati, perché ci speravamo un po' tutti, e è andato così, e l'esplosia è anche questa, e niente, mi dispiace veramente tanto perché ci tenevo, il gruppo è perfetto, il gruppo tosti veramente, soprattutto i trentini, anche Filippo questo qua, che hanno aperto la strada e ci hanno permesso di camminare un pochino meglio, però effettivamente le condizioni sono impossibili, ci abbiamo provato, è andato così. Adesso posso piangere. Vedi, ma la metto, voglio uscire. Io lo metto.